che riascolterò volentieri l'intervento della collega e anche del senatore Nencini. Mi sembra di essere ogni tanto incredulo, perché riporto 18 agosto 2013 il segretario del PD regionale, il segretario del PD di Firenze e il segretario cittadino del Mugello hanno espresso opinioni diverse dicendo di no al commissariamento della struttura. Allora bisogna, io le dico, ho letto molte volte le carte, ho ascoltato, ho potuto partecipare alla commissione che è stata fatta in Regione Toscana e mi sono fatto una domanda: come sia potuto succedere una cosa simile in Toscana? E poi alla fine le dirò la risposta che mi sono fatto leggendo gli atti. Non vengo nel parlare della sofferenza di quei bambini, di quei 60 bambini che sapevano che venivano abusati, venivano maltrattati e sapevano che a una parola di riferimento loro avrebbero subito delle violenze. Allora, il sistema è questo, perché bisogna essere chiari. Nel 78 i due soggetti, uno già uno profeta, già uno che si viene profeta, Roberto Fiesoli e il suo amico Luigi Goffredi, venivano prima arrestati, successivamente, dopo qualche mese, rilasciati, e successivamente venivano affidati nuovamente dei bambini a quella comunità. Questa è la cosa grave. E dobbiamo ricordare che nel 1985, forse voi questo ve lo dimenticate, c'è stata una condanna passata in giudicato per violenza e atti di libidine a dei bambini. Allora noi, molti di noi siamo genitori, voi dareste i vostri figli a due soggetti condannati per passati in giudicato, non un avviso di garanzia, passati in giudicato nel 1985. Allora, dall'85 al 2013-2014, il silenzio di chi è stato in quella regione, in quella provincia, in quella città. Le istituzioni sapevano che c'era quella condanna e il Tribunale dei minori continuava a dare dei bambini in affido a una comunità legata anche, e faceva tante cose questa comunità. Questa è la cosa grave. Nel 2000 ci ha pensato l'Europa a condannarci a 200 milioni di vecchie lire e l'Europa ci ha condannato, la Corte di Strasburgo, perché ha detto come l'Italia, con una sentenza passata in giudicato, continua a andare dei bambini, e dei bambini sono andati alla Corte e hanno dimostrato che dall'85 in poi con questa sentenza sono stati violentati. Allora dobbiamo domandarci se un paese civile non prenda riferimento delle sentenze passate in giudicato. Poi avete fatto il cambio di rotta, ci sta, è doveroso, ma ricordiamo quante volte li avete invitati alle vostre manifestazioni, quante volte siete passati lì, vedere certi soggetti a palazzo nel comune di Firenze, sono venuti lì in queste istituzioni a presentare libri con la loro idea gender, con l'idea di cambiare la famiglia tradizionale nella famiglia funzionale. E lo leggete quando capisci che veniva non il giudice, ma questi due soggetti davano i bambini e decidevano loro a chi dare i bambini e non dovevano avere un legame affettivo. Il babbo e la mamma, che loro magari mettevano babbo e babba, non dovevano avere il legame affettivo per dimostrare che senza legame affettivo era meglio e l'educazione era migliore. Ma di cosa stiamo parlando in quest'aula? E guardate, è la risposta alla mia domanda, come sia potuto succedere in Regione Toscana una cosa simile, sapete chi me l'ha data? Il pubblico ministero del Tribunale, il pubblico ministero nella requisitoria finale, quando dice che, che in Toscana per decenni in certi fenomeni la legge dello Stato è stata sospesa, lo dice il pubblico ministero, e chi governava lì, e chi era l'istituzione. Allora la responsabilità politica ha un nome e cognome, in quest'aula dobbiamo dirlo, si chiama Partito Democratico. Senatore, ha terminato il suo discorso.
Comunque questa è l'aula del Senato, non è un'aula di tribunale, quindi qui non ci sono colpevoli o innocenti.